Le prossime due estati potrebbero essere le ultime di accesso alle nostre spiagge così come le abbiamo conosciute finora. È un futuro estremamente incerto quello che si delinea per i 906 stabilimenti balneari attualmente attivi sui 185 km di costa marchigiana. Un'incertezza generata dall'effetto della direttiva Bolkestein che col pronunciamento di ieri del Consiglio dei Ministri di fatto approva lo stop a ulteriori proroghe alle concessioni balneari. Dal 1 gennaio 2024 le spiagge si aprirebbero così alla liberalizzazione tramite gare a evidenza pubblica. Delusione e rabbia per gli operatori del settore che nell'ultimo anno hanno compiuto ogni azione spendibile per un ripensamento politico da questo annullamento di proroghe e rinnovi. Azioni che continueranno fino a che il disegno di legge non arriverà al Parlamento. Le margini ci sono perché poi la legge delega e dovrà essere valutata in Parlamento. Quindi adesso la palla passa al Parlamento e bisogna vedere se il Parlamento accetterà la legge come è stata proposta. Sicuramente come balneari, come CNA balneari, siamo molto delusi da questa risposta, perché abbiamo partecipato attivamente ai tavoli di lavoro nazionali, abbiamo partecipato con il Ministro delle Politiche Comunitarie Gelmini, con il Ministro delle Attività Economiche Giorgetti e con il Ministro del Turismo Garavaglia, e abbiamo partecipato a un tavolo anche il 28 dicembre a Roma, poi il 4 gennaio, tuttora c'è un tavolo tecnico aperto e quindi ci sembra anche poco rispettoso questo modo di intervenire un po' così a, come dire, a gamba tesa sulla situazione che ancora era in divenire e dopo aver avuto tante dimostrazioni a parole di vicinanza alle imprese balneari, ci troviamo di fronte a un provvedimento che sinceramente non riteniamo tuteli in alcun modo le imprese balneari che sono 50 anni che fanno attività turistica in questo paese e che sono una peculiarità importantissima per il nostro paese. Non vorrei ci ritrovassimo ad avere le nostre coste invase da permettetemi, da McDonald's, degli stabilimenti balneari tutti uguali, tutti conformi, o comunque che le nostre coste diventino preda di multinazionali e che quindi questa concorrenza sia a senso unico, solo a discapito del nostro paese, del nostro lavoro e delle nostre imprese.